con me Maurizio De Giovanni, ben arrivato. Lui è un ospite affezionato del nostro premio, del nostro Palazzo Lanza, e poi dopo mi diverto a raccontare un po' di fatti che ti riguardano e che ti legano misteriosamente al nostro premio. E poi abbiamo una new entry sulla nostra carovana Premio Falerno Primo Romanzo, che è l'azienda della Sellecola. Ho detto bene tutte le doppie? Sellecola, ho detto bene. Avvocato Scialla, ben arrivato. Un applauso, bravi, lo so che avete fame, però noi intanto andiamo veloce. E, terzo ospite di stasera, l'ospite misterioso, o meglio il vero protagonista dei nostri incontri, il candidato al nostro premio, uno scrittore alla prima opera, quello che candida Maurizio De Giovanni. Chi è? Allora, buonasera a tutti, io sono un ospite praticamente che quasi non è un ospite, cioè non serve ai tavoli per una questione di decenza, ma sono molto organico il progetto, diciamo così. Allora, io ho l'onore e il piacere di candidare un libro dell'editore 100 autori, un libro di un giornalista che si chiama Antonio Di Costanzo, un libro non particolarmente ponderoso che si chiama Volevo solo svegliarmi tardi la mattina. Io dico sempre, raccomando sempre, quando presentiamo qualche libro, ai lettori di andarsi a cercare nelle librerie gli scaffali non davanti. Gli scaffali dei megastore si fittano. I grandi editori noleggiano gli scaffali per mettere i propri libri in esposizione. È un costo che possono sostenere i grandi editori e che non possono sostenere i piccoli editori. Per cui capita a volte, non sempre, ma capita a volte che dei gioiellini escano con dei piccoli editori e che corrono il rischio, non essendo segnalati, non essendo adeguatamente promossi, non essendo spinti, non essendo sostenuti, corrono il rischio di scomparire, di vendere magari tutte le copie di queste prime piccole tirature, 500, 1000, 1500 copie, e poi non avere un editore coraggioso che si sente di ristamparli. Per cui a me è capitato di leggere straordinari libri, bellissimi, pubblicati 500 copie, venduti nelle 500 copie, mai più ristampati e quindi morti, non arrivati più al grande pubblico. Allora, gli autori che per mera fortuna e per circostanze si ritrovano negli scaffali davanti, ed è il mio caso, hanno il dovere, secondo me, di andare, quando ne vanno a conoscenza, di andare a proporre e a sostenere i piccoli editori che hanno la fortuna, a volte non colta appieno, di pubblicare un buon libro, veramente un buon libro. Ed è il caso di Antonio Di Costanzo e di Volevo svegliarmi tardi la mattina. Volevo svegliarmi tardi la mattina è un libro strano, strano fin dall'inizio. Innanzitutto è un libro brevissimo, è un libro breve, un libro che racconta la storia di questo giornalista di grandissima intelligenza e di grandissimo talento, che però ha un serio, accurato e profondo disgusto del mondo che lo circonda. E quindi, disgustato dal mondo che lo circonda, fa un passo indietro e si diventa solo. Lui è il figlio di una famiglia abbastanza in vista del suo paese e arriva al matrimonio con una ragazza, la ragazza più desiderata che ha trovato in questo strano soggetto un po' bohemien, ma comunque di buona famiglia, il personaggio ideale da sposare. Il giorno del matrimonio, con tutti gli inviti rigorosamente pesati e tarati, poche persone che vanno a questo ricevimento elitario, eccetera, eccetera, lui invece invita di tutto. Si mette d'accordo col tipografo, stampa un numero enorme di questi inviti, li distribuisce a barboni, alcolisti, personaggi strani di questo paese che lui frequenta perché gli piace bere, gli piace fare tardi e gli piace svegliarsi tardi la mattina, e porta tutta questa gente a questo matrimonio. Succede un grande scandalo perché questa gente si comporta da par suo, cioè si ubriaca e quindi cominciano a ballare sui tavoli, a spogliarsi, prostitute, di tutto. E questo matrimonio, questo scandalo terribile, questa piccola città estremamente bigotta di questo matrimonio, questo scandalo crea la fuga
di questa mogliettina pronta a sposarsi in abito bianco, e lui è l'allontanamento di Jacopo, che è il protagonista di questo libro, da casa del padre, allontanamento a Napoli, città per fortuna ricettiva di questi soggetti, presso un giornale locale. Perfetto, allora veniamo al nostro secondo ospite, avvocato ben arrivato tra noi in corsa praticamente, noi siamo in corsa relativamente, noi siamo ancora piccoli, quindi siamo però alla seconda edizione, lei è la prima volta che diciamo partecipa sicuramente ad un premio letterario che coniuga il vino e la letteratura, e lo fa con una diciamo un'azienda strutturata, consolidata intorno al Falerno, e non a caso ha scelto per le sue bottiglie l'etichetta per eccellenza che denomina questa meraviglia con il nome di Falerno. Ben arrivato. Da quanto tempo è produttore di Falerno? Lei che indossa quotidianamente la toga di avvocato penalista. Se non vi dispiace mi metto in piedi. Hola. Per questo primo approccio mi potete conoscere un po' meglio. Questo è nato da un amore per il vino, questo mio attaccamento alla terra, che non è la mia terra di origine, ma che ho conosciuto un certo giorno per un'amicizia con un collega, col quale abbiamo cominciato prima di tutto ad essere avversari in una causa, poi abbiamo superato questa difficoltà, poi siamo diventati collaboratori con scambi di prestazioni professionali, dopodiché siamo diventati molto amici, mi ha ospitato in questa terra, ho assaggiato questo vino e alla fine ho comprato praticamente pezzo per pezzo tutta questa tenuta. E dal vino sono passato poi a scoprire la passione completa che è quella per la campagna, per cui ho dedicato in questi circa 30-35 anni quasi tutti i miei weekend, tranne quelli proprio d'agosto che mi portavano al mare, da Roma ogni volta, sabato, qualche volta venerdì sera, ma facendo avanti e indietro, che non è già di per sé una cosa semplice. Poi mi sono dovuto inventare una preparazione tecnica, perché la coltivazione della vite è una delle cose più difficili che esistono in agricoltura, per non parlare poi di quello che è la cantina e la preparazione del vino, che non si può fare così come dilettanti, ci vuole un supporto tecnico. Qualcosa ho cercato di imparare di persona, per il resto ho dovuto rivolgermi a tecnici che mi hanno affiancato, e devo dire con mia grandissima soddisfazione, perché quei quattro prodotti che abbiamo portato qui questa sera penso che potranno essere apprezzati da voi. Allora, io sono Maurizio De Giovanni e Candido, volevo solo svegliarmi tardi la mattina, di Antonio Di Costanzo, edito da 100 autori. Lo candido perché è divertente, perché è velocissimo, perché è travolgente, perché è scritto in una maniera serena, allegra, sempre e comunque in ogni momento sospeso tra un realismo estremo e il sogno e l'onirico, quindi lo candido perché è divertente, perché è un bel libro ed è divertente. Sono fiero che sia abbinato all'azienda Scialla della Sellecola, che ci ha fatto stasera veramente deliziare con una serie di vini tutti ugualmente straordinari. Il mio amore verso il vino Falerno ho maturato in un'età matura in cui non avevo un legame originario e ho dovuto fare una ricerca per capire il vino, il territorio e ciò che poteva averlo reso così famoso. Nella ricerca ho avuto un valido appoggio proprio nella letteratura, perché essendo un vino famosissimo nell'antichità, rovistando nei testi latini sono riuscito a trovare non solo l'esatta collocazione del territorio del Falerno, ma anche una descrizione attraverso
un brano di Orazio, di una sua ode, in cui si dice esattamente e si risolve una diatriba con questo, del quale fosse esattamente la collocazione dell'Ager Falernus, che aveva dato luogo poi al Vinum Falernus. E la frase che ho trovato e che è particolarmente significativa, anche se in latino, ma la possiamo poi tradurre, è questa: Vina bibes iterum tauro, in diffusa palustres inter minturnas sino essunque petrinum, che sta a significare che ad un banchetto viene offerto un vino talmente vecchio, che era il pregio principale dei vini di Roma, talmente vecchio da risalire all'epoca in cui questo Tauro era stato console per la seconda volta, con questo determinando appunto l'epoca. E poi con le coordinate geografiche ci dice dove era l'Ager Falernus, che era nella zona più o meno compresa tra Capua e il Garigliano, ma era principalmente, diciamo, alle spalle di Mondragone, che noi conosciamo. Grazie.